dopo il ritorno alla vittoria, questi giorni di lavoro, hai visto una serenità, un lavoro differente? Differente, no, perché la squadra lavora sempre alla grande, soprattutto in questa ultima settimana, perché è la settimana pre-Bari, con la giusta intensità, con la giusta voglia, la giusta applicazione, e adesso, certo, con qualche sorriso in più, questo è evidente, mi sembra anche naturale, però sempre con la stessa attitudine. Dove ti aspetti di crescere maggiormente? Ecco, dopo Bari chiaramente si sono ritrovate un po' di certezze, logicamente, grazie alla vittoria. Dove ti aspetti una crescita nello specifico? Ma noi mi piacerebbe dire più nell'affrontare le situazioni di difficoltà, perché questa squadra quando lavora con l'entusiasmo riesce a fare grandissime cose, riesce anche a giocare un calcio bello piacevole e mi piacerebbe che la squadra continuasse a farlo anche quando qualcosa può venir meno, si può inceppare qualcosa, ma deve avere la forza in questo, la forza mentale, caratteriale, per farlo anche nei momenti così difficili. Molte volte, soprattutto in questi turni, diciamo, iniziali di Coppa Italia, un po' vista come un peso, mi ricollego anche alla domanda del collega prima, tu dici che c'è una bella opportunità, anche la squadra sta ricevendo questo messaggio. Sì, è una bella opportunità giocare giovedì, sì, poi abbiamo una partita domenica, ma anche insomma altre squadre lo faranno. È un'opportunità perché le partite sono un modo, è un parametro che ti dà indicazioni importanti, no? Cioè, sono dei test per valutare la crescita della squadra, la crescita dell'intero gruppo e al di là poi di quello che sarà il risultato, per cui noi lo dobbiamo affrontare come una grandissima e una bellissima opportunità. Ci ho visto, buongiorno, parte Pisano, parte domani, titolare Pisano. Io sì, ora valuteremo, abbiamo ancora qualche ora, però mi auguro di sì, ma la situazione è sotto controllo, valuteremo in queste ore, potrebbe partire, insomma, fra qualche ora potremmo essere tutti più decisi, più chiari, definire le cose. Ecco, poi ci vedremo di sabato, ma ti aspetti solo una cosa, perché per me è una formazione che ha un po' stupito in questo campionato. Ti aspetto un Perugia in formato Bari, visto che chiaramente il campionato è una cosa più importante per me. Perugia è un'altra squadra di Bella tosta, secondo me. A me piace di più come. qualità, una squadra forte che gioca a calcio. Rispetto al Bari potrebbe avere forse un po' di esperienza di meno, perché il Bari è veramente una squadra in tutti i reparti, formata da giocatori di esperti, e il Perugia ha il vantaggio. In questo caso lavoro con l'allenatore dall'inizio dell'anno, tra i Bari con il cambio. Perugia è una squadra che gioca a calcio, forte e fuori casa ha fatto sempre grandi risultati. Quindi è una partita veramente, veramente molto impegnativa. Posso chiedere un'ultima cosa, Sì. mister? Per quanto è stato importante ricordare un po' a tutti, a me ha colpito molto il passaggio della tua conferenza di sabato scorso, ricordare a tutti che il Verona fa il campionato di Serie B e quindi hai un attimino riportato tutti con i piedi per terra. Io non voglio ricordarlo, ma è un dato di fatto, è un dato obiettivo. Tipo, noi siamo una squadra di Serie B, siamo in Serie B, ora dobbiamo affrontare il campionato di Serie B, che abbiamo un gruppo, una squadra valida, però ci rendiamo conto che ci sono anche altre squadre che hanno dei valori importanti e che hanno incontrato delle difficoltà. Quindi che vincere una gara è sempre difficile, basta pensare anche a quello che succede in Serie A, la Juve, che è una squadra per quanto ha speso quest'anno, può incontrare delle difficoltà, quindi il Verona in questo momento fa il campionato, sta disputando il campionato di Serie B, siamo una squadra di Serie B, non lo dico io, poi quello che possono dire fuori a me non interessa, dobbiamo cadere nella trappola, noi tutti con l'ambiente e gestire queste situazioni di alti e bassi, gestire l'entusiasmo ma anche il momento di criticità, gestirlo con serenità. Grazie.